In corso all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, la notte dei ricercatori in diretta, lo vedo, la linea al nostro Luca Pompei. Buonasera Luca. Buonasera Massimo, migliaia e migliaia di giovani hanno preso d'assalto il campus universitario della Gabriele D'Annunzio oggi per la Notte Europea dei Ricercatori 2024, un evento che raccoglie sempre più attenzioni con le tante proposte, pensa oltre 260 iniziative a corredo di questo importantissimo evento che giunge al culmine di un'altra serie di iniziative, l'ultima delle quali la graduation day dei giorni scorsi. Siamo proprio con il rettore professore Liborio Stupia che ringraziamo, diciamo la ciliegina sulla torta la giornata di oggi. È l'atto finale, noi abbiamo deciso che diventasse una settimana di festa, quindi abbiamo messo in fila la visita di Luca Bete, il Graduation Day, questa sera notte dei ricercatori, settimana faticosissima da organizzare, ma penso che possiamo essere veramente molto contenti. Sotto il motto del We Care, il fatto di preoccuparsi, di prendersi cura di questi ragazzi che devono ritrovare entusiasmo nell'esperienza e nel percorso affascinante della conoscenza. Esattamente, noi siamo usciti da anni in cui il Covid ha privato di socializzazione questi ragazzi. Il nostro messaggio We Care vuol dire due cose: la prima, ci prendiamo cura di voi; la seconda, che più in generale il mondo universitario, il mondo della ricerca è un mondo che lavora per produrre qualche cosa che serva alle persone e che non sia autoreferenziale. Ci è piaciuto molto questo slogan molto semplice, We Care, e lo porteremo avanti tutto l'anno come slogan di tutte le iniziative che faremo. E l'università si prepara anche in questo grande progetto di espansione? Sì, faremo espansione sia sul polo di Pescara che su questo di Chieti. Abbiamo già rilasciato dei progetti molto importanti da un punto di vista dell'impegno finanziario. Io mi auguro che nel giro di pochi anni la faccia dei due campus sia completamente cambiata e che diventino ancora più belli di quello che già sono. Grazie rettore. La coordinatrice anche quest'anno di questo evento, la professoressa Elisabetta Di Mauro, che ritroviamo con grande piacere, mettere in piedi un, ci permetta il termine, carrozzone del genere non è facile. È faticoso, però devo dire che la soddisfazione poi finale di vedere tutta questa gente radunata qui ripaga di tutto il lavoro che è stato fatto in una settimana piena di eventi. Prima diceva il rettore, è venuto Luca Bete il 24, ma abbiamo anche richiamato tra di noi Vincenzo Schettini, che l'altro giorno era presente al Graduation Day, e ancora per restare tra i social, quelli che sono, che è la comunicazione dei giovani ormai, è una delle comunicazioni, il motivo del dove si può divulgare in modo scientifico, però in modo buono, sano. E oggi arrivano proprio gli Amy che raccontano con piccole pillole di salute e prevenzione quello che ognuno di noi dovrebbe fare, gli accorgimenti che dovrebbe avere nella sua vita quotidiana. E allora riprendiamo dai social il buono che può venire, e soprattutto sappiamo che gli Amy, ad esempio, sono conosciutissimi dai bambini e anche dagli adulti, perché la salute ovviamente è per tutti, quindi rientrano benissimo nella tematica We Care di questa Notte Europea dei Ricercatori di Chieti Pescara. Oltre 260 iniziative, davvero qui tutto ciò che si poteva cercare in qualche modo si è trovato? Sì, abbiamo messo in campo tutte le nostre forze. Devo dire che siamo stati anche sostenuti da degli sponsor che ci hanno aiutato a realizzare anche tutto questo, e hanno anche collaborato, alcuni sponsor hanno collaborato, ci sono degli stand dedicati, perché anche loro hanno delle tematiche, anche le aziende hanno delle tematiche su questa, sul We Care, che hanno bisogno di farle vedere, di farle conoscere, e quindi ci siamo uniti anche agli esterni, e speriamo che la prossima notte dei ricercatori sarà ancora più ricca e altri da fuori possano partecipare con noi a questo splendido evento. Grazie, grazie alla professoressa Di Mauro, grazie al rettore, al professor Liborio Stupia. Massimo, qui si andrà avanti ovviamente quasi per tutta la notte, anzi per tutta la notte, per cui a tutti coloro che vogliono venire qui al campus le porte sono davvero aperte, si respira un grandissimo clima di entusiasmo, e quindi siamo qui al campus e vi aspettiamo qui. Io ti ridò la linea.